Si è svolta presso la cantina sociale di Colonnella la presentazione di Viticoltura, primo corso di formazione ed orientamento, un percorso di formazione unico nel suo genere della durata di 40 ore che prenderà il via il 28 dicembre fino all'8 marzo 2019. Abbiamo ravvisato la necessità di questo corso di formazione, soprattutto nel settore agricolo e nella coltivazione della vite. Purtroppo, dopo la fine della generazione degli nostri agricoltori, dei nostri nonni, ex mezzadri, il settore ha una grossa carenza di personale. Questo è importante perché servirà a formare proprio i nuovi agricoltori del nuovo millennio, perché in effetti questa cultura del vino va avanti, della coltivazione della vite. Noi ci puntiamo molto sui prodotti tipici, la cantina si è dimostrata disponibile a questo tipo di soluzione, per cui come amministrazione abbiamo ritenuto di sponsorizzare questo evento. Cantina Colonnella è una realtà cooperativa agricola che nasce nel 1971 ad opera di un piccolo gruppo di proprietari viticoltori. E oggi, dopo quasi 50 anni, è una realtà importante nella nostra regione perché in provincia di Teramo è l'ultima e l'unica cooperativa agricola vitivinicola esistente, e ormai da circa 15 anni questa azienda si è posta sul mercato con i suoi prodotti. Con, devo dire, notevole apprezzamento da parte dei consumatori. Il corso di viticoltura partirà il 28 di dicembre con la formazione per il patentino trattori agricoli e poi riprenderà dall'11 di gennaio ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19 per 9 venerdì consecutivi. È chiaro che chi è già in possesso del patentino trattori potrà fare a meno di frequentare la prima lezione e partire direttamente l'11 di gennaio con il corso di viticoltura.